Sono in tanti ad aver firmato una lettera, un manifesto, un appello chiamato di senso comune. Molte di loro oggi si trovavano in prima fila alla presenza del presidente Mattarella in occasione dell'incontro tradizionale con i candidati ai premi David. Da Stefania Sandrelli, Davide Speciale alla Carriera, Paola Cortellesi, da Valeria Golino a Jasmine Trinca, solo per fare qualche nome. Una denuncia che non riguarda soltanto il mondo dello spettacolo e il tema delle molestie, ma in qualche modo il ruolo della donna e la parità di trattamento e di retribuzione tra maschi e femmine, anche nel mondo dello spettacolo, dai consigli di amministrazione ai selezionatori dei festival. Un appello raccolto da Mattarella che risponde. Questa distorta concezione nei confronti delle donne, presente in tanti ambiti della società, è insopportabile per persone libere che concepiscono la parità come premessa irrinunciabile di ogni comunità umana. Nessuno, in alcun ambiente, deve sottrarsi a questo dovere di civiltà ed è sorprendente che vi sia ancora bisogno di rammentarlo. E aggiunge, ribadendo e denunciando le pressioni indebite che non di rado sfociano nel mondo dello spettacolo e non solo in violenze morali e fisiche. Assente Steven Spielberg, che tra pochi minuti però infiammerà il tappeto rosso dei David con un premio alla carriera, ma anche presentando il suo nuovo film Ready Player One, una grande avventura nello spazio e nel tempo che è anche un omaggio agli anni Ottanta e al mondo dei videogames. Con una certezza, la realtà, quella vera, è sempre meglio del mondo virtuale, al cinema e non solo.